presenza per, intanto per, come posso dire, manifestarvi il grande interesse che questa amministrazione ha nei confronti dello sport in generale, ma nei confronti della vostra attività in particolare, e dove i valori dello sport, il rispetto delle regole, come ho visto nel titolo che verrà poi nella discussione che verrà illustrata al relatore, credo veramente il rugby in questo sia veramente emblematico e porta avanti i valori veri. Dunque, ecco, cosa posso dirvi? Continuate a svolgere la vostra attività con il supporto dei vecchi rugbyisti, con i giovani che stanno andando avanti. Io mi complimento con il presidente che veramente sta facendo un lavoro straordinario, bisogna riconoscergli. Mi chiedo scusa, l'avevo detto, sarei passato per un saluto, auguro un buon lavoro al relatore e a voi una buona serata, credo piena di contenuti. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio soprattutto il presidente e ti devo ringraziare perché ci hai permesso di incontrare un personaggio che sicuramente arricchirà tutto il mondo sportivo jesino, non solo quello legato al rugby, perché ci racconterà, visto il titolo, di un mondo particolare. Io non ho giocato, non ho fatto rugby, io per 20 anni ho calciato il pallone e basta. Poi a un certo punto nella mia vita ho incontrato un ragazzo che sta seduto in fondo laggiù, quasi all'ultima fila, anche se è bello grande, però si sta nascondendo, e ho avuto la fortuna di avere dei rapporti, io non vi confondete, perché mia moglie gestiva una palestra con il mio amico Alessandro, e ho scoperto che poi tutti i ragazzi del rugby venivano in palestra e ci siamo incontrati, conosciuti, ho scoperto delle persone straordinarie, ma persone straordinarie perché riuscivano, cosa che io non ammettevo da calciatore, che uno mi potesse dare una spinta e poi far finta di niente. Io fino al giorno prima, se uno mi prendeva per la maglietta, lo insultavo, mi arrabbiavo, mi correvo dietro, era una consuetudine di un altro mondo. Vivendo insieme a loro nel periodo dopo calcio, mi sono accorto che probabilmente lo sport è vissuto e visto in maniera diversa. Conoscendo poi più approfonditamente il mondo del rugby giù al loro club e frequentando anche il terzo tempo, mi sono accorto anche di un'altra cosa, che rispetto alle altre associazioni sportive e agli altri sport, non tutti, perché poi ci sono anche cose diverse, cose importanti, tutto questo spirito diverso che viene vissuto da chi gioca a rugby è trasportato anche nel mondo dei genitori, che è quello che fa la differenza. Io vedo genitori che portano i loro figli ma che vivono l'attività del figlio come se fossero giocatori di rugby, e questa è una cosa che sinceramente da ex giocatore, e non vi puto il fatto di aver giocato a calcio, perché anche il calcio è una cosa straordinaria, però quello spirito che vedo sia in campo sia fuori, non solo sul terzo tempo perché poi è un momento goliardico, perché poi si mangia, si ride, si scherza, ma anche tutto quello che contorna, cioè ogni volta che vedo, ne vedo poche, vedo una partita o vedo gli allenamenti, sembra effettivamente una festa, e questo spirito è la cosa più bella che io credo debba essere trasportata in tutto il mondo sportivo, perché il vero valore etico che lo sport rappresenta fine a se stesso, lì lo vedi, lo tocchi tutti i giorni, e questa è una cosa di cui devo ringraziare loro che ci credono, ringraziare loro che continuano a fare l'attività sopra ogni sforzo, e credo che in questo caso, come ha detto il sindaco, l'amministrazione gli sta vicino perché sono portatori sani del vero valore dello sport. Le lascio la parola perché loro sono venuti qui ad ascoltare voi, non sicuramente. Ti hai nascosto, presidente. Grazie. Volevo prendere la parola un attimo io per poter far vedere qualcosa. E volevo tanto presentare Vittorio Bonari, ma presentarlo un attimo. Intanto ecco, volevo spiegare, magari perché ci sono degli addetti ai lavori, ma ci sono anche persone che vengono da altri sport.
quindi faccio vedere un breve filmato per far capire un attimo com'è questo sport, insomma, no? Come è caratterizzato. Questo è un sono i mondiali under 20, c'è una Galles e Nuova Zelanda, battono il calcio d'inizio. Allora, battono il calcio d'inizio, lo vedete? Viene presa la palla in difesa, ecco, la palla si passa indietro, quindi si avanza passando la palla indietro. Ecco, ferma un attimo. Allora, quello avete visto avanti, quello lì è un punto d'incontro. Che succede? Che la persona viene placata e mette a disposizione la palla che viene presa dagli altri giocatori. Questa è un po' la metafora della vita, insomma, no? Quindi quando uno è un attimo in difficoltà si ferma un attimo e poi riflette e poi va avanti. Qui, ecco, questo è un altro punto d'incontro. Si riflette, la squadra si schiera, la squadra quella nera, vedete, e si riparte. Quindi si passa la palla indietro e si cerca di andare avanti. E quegli altri chiaramente fanno di tutto per non farti andare avanti. Questo, vedete, sta scattando. Passa la palla indietro e avanza. E questo qua all'ultimo momento viene preso. Ecco. Ecco, ferma un attimo. Ecco, allora adesso a questo punto c'è tutta la squadra schierata. Come vedete tutti gli altri giocatori stanno andando in sostegno. Sostegno è una parola importante nel nostro sport, è una parola che non è l'aiuto, è qualcosa di molto più forte, è il sostegno, cioè ovvero io vengo a sostenerti perché crediamo nella stessa cosa, quindi andiamo avanti insieme, ecco. E quindi cos'è quella cosa che noi adesso praticamente nel gioco è andare a fare meta, no? Quindi portare la palla oltre l'ultima linea, dove stanno i pali, insomma, per quelli del calcio, no? Spiego, via Google, no? Vai, ecco, quindi vedi, questi sono in sostegno, ecco, questo va avanti, quell'altro, vedi, il numero 7, che comunque era dietro, e fa meta. Ecco, questa, diciamo, è l'azione, quindi questo per dire che il nostro, insomma, è uno sport semplice, è uno sport si passa la palla indietro, però insomma alla fine è semplice, no? Se è il punto d'incontro, si riparte dal punto d'incontro. Quindi io volevo presentare così, insomma, Vittorio Munari. Vittorio Munari, nell'ambito di questi eventi della Città dello Sport del 2014, io gli ho mandato una mail, insomma, fate conto che chi magari è per il calcio, tanto per far capire, come se qua il presidente Junior Chiesina, insomma, scrive a Galliani, Galliani lo chiama e gli dice, insomma, guarda, sì, vengo giù per questa iniziativa. E questa è una cosa molto bella, perché fa parte anche del nostro mondo, anche se lui, poi lo dirà lui, lavora anche nello sport professionistico, perché insomma a certi livelli è professionistico, però mi ha dato subito il sostegno per poter presentare questo sport in una città, insomma Iesi, siamo periferia del rugby, no? Anche se abbiamo una squadra di buon livello, comunque sempre periferia. Quindi di questo lo ringrazio e niente, insomma, passo la parola a lui, che si presenterà nel suo ambito sportivo, tecnico, diciamo, è stato giocatore, grande allenatore, adesso è un grande commentatore televisivo, però facciamo vedere a lui. Grazie. Magari qualcuno si chiede, magari soprattutto quelli che giocano a rugby, ma Munari, insomma, gioca a rugby. Sì, ma lo tolgo fuori subito, me lo chiedono tutti. Allora, a parte che ovviamente tutti quelli della mia statura nella vita hanno provato e hanno dovuto trovare dei modi di difendersi. Potrei trovarne 300.000 perché è un dizionario di difesa mostruoso. Potrei dire che i giocatori di rugby si dividono in due tipi, quelli col fisico e quelli intelligenti, però. Però. Neanche questa non è vera. E vi dico perché. Io giocavo a calcio e un giorno, io abito a Padova, un giorno assieme a un mio caro amico andammo a fare un provino proprio a Treviso e lui lo presero, a me dovevo dirmi che... E allora cercano sempre di indorare la pillola, ho detto guarda, sai, tu giocheresti benino, però sai, saresti un pochino piccolo per il calcio. Io lì ho mollato da tutto e sono passato a rugby, e questo non depone per la mia intelligenza.
Quindi vedete che anche la difesa di prima un pochino traballa, cioè è difficile difendersi a questo mondo, soprattutto in un mondo come quello del rugby che nell'aspetto fisico ha... Veniamo a noi, io dovrei parlarvi di queste, del rispetto delle regole e del fatto che il rugby passa agli occhi di altri magari come uno sport che rispetta le regole. Però, siccome non ho mai apprezzato molto i maestri di vita, quelli che ti insegnano a vivere, né ho mai apprezzato molto le persone che si sentono unti del Signore per cui noi siamo diversi, perché siamo migliori, eccetera. Io non credo a queste cose. Per essere migliori bisogna meritarselo. Bisogna meritarselo un giorno. Allora, io dico che questo rispetto delle regole, rispetto dell'altro, eccetera, è qualcosa che appartiene ai valori del rugby e sta a chi serve il rugby in particolare a mantenerli alti e possibilmente cercare di esportarli nella società civile, non vendersi come unto del Signore e quindi diverso, perché sennò così non andiamo da nessuna parte. Questo l'ho fatto come una premessa e adesso dico anche perché mi piace il rugby. Luca prima faceva l'esempio di giocatori in sostegno. L'unico concetto che spesso quando mi capita di fare conferenze cito per non tediare le persone sul rugby, io amo il rugby per due motivi. Il primo, il concetto del mutuo sostegno. Portatore di palla e giocatore in sostegno, pallone che va passato indietro. Il portatore di palla, nel momento che ha la palla in mano, è leader di se stesso e degli altri. È lui che prende le decisioni, ha il dovere di cercare la decisione migliore perché non paga solo lui l'errore ma anche i suoi compagni di squadra, quindi la concentrazione e l'attenzione ad essere in quel momento il miglior leader possibile di se stesso e degli altri. Diverso è il giocatore che va in sostegno, perché andare in sostegno al portatore di palla che fa la scelta giusta è facile. E avere il sostegno al portatore di palla che non fa la scelta migliore, che è un po' complicato. Allora cosa facciamo? Lo mandiamo in quel paese? Apriamo una tavola rotonda? Discutiamo se la scelta è giusta? O si va in sostegno comunque, anche alla scelta non migliore? E allora su che basi diamo questo sostegno al compagno che ha fatto la scelta? Lasciamo perdere la qualità della scelta, ha fatto la scelta. Allora per andare in sostegno è lì che viene fuori la vera essenza e la qualità della persona, non del giocatore, della persona. Perché ci vuole capacità interpretativa, ci vuole fede, ci vuole generosità, ci vuole una grande dose di determinazione. Ci vogliono tutte quelle caratteristiche per cui tu vai a fare un compito perché è giusto farlo e perché soprattutto, siccome tutti noi, o prima o dopo avremo il pallone in mano, e tutti noi saremo in quel momento leader delle nostre scelte, ma anche delle scelte dei nostri compagni, vorremmo in quel momento che facciamo noi la scelta, non la migliore, avere lo stesso sostegno che io voglio dare in quel momento e che devo dare ai miei compagni. Questa è in sintesi per me la santa santorum del nostro sport. Questi sono i valori che dobbiamo esportare, questi sono i valori sulla base dei quali poi l'accettazione delle regole, dell'arbitro, il rispetto per gli avversari diventa conseguenziale, perché la realtà è dalla qualità morale con cui noi facciamo le cose e questo poi alla fine è l'unico giudice che abbiamo, siamo noi stessi. Non dobbiamo dare spiegazione a nessuno, ma è una questione di, come dire, di non dirci le bugie e di guardare dentro noi stessi nel modo migliore. C'è un altro modo, un altro motivo perché amo i rugby. Amo i rugby perché esclude l'alibi. Noi viviamo in una cultura dove abbiamo sempre in tasca il piano B per giustificare i nostri successi. Il rugby esclude l'alibi. Nel rugby vince sempre il più forte. Nel calcio, che è uno sport che amo, perché come tanti sport si impara dappertutto, non c'è nessuno che era
la verità infusa, si impara da tutti. Nel calcio però può succedere che vai in attacco tutta la partita, prendi tre legni, una traversa, ti negano rigore, vengono di là, autogol, perdi 1-0, ti metti a letto e guardi così per aria e non ti dai spiegazioni. Nel rugby questo non succede. Nel rugby vince sempre il più forte. On the day, come dicono gli amici anglosassoni, in quel giorno il più forte, non sulla carta. Cioè devi essere il più forte in quel momento, devi dimostrare di essere il più forte. E allora qui veniamo con un'altra caratteristica che è fondamentale e che non sempre noi facciamo, quella dell'esplorazione dei nostri limiti. La cultura dell'alibi ci inibisce l'esplorazione dei nostri limiti. Noi abbiamo sempre il piano B in tasca. Gli anglosassoni, adesso non voglio farvi perdere tempo a parlarvi e far capire la mia dotta cultura, spizziche e bocconi che mi sono fatto strada facendo, però gli anglosassoni all'inizio del secolo scorso avevano inventato lo sport vittoriano, loro avevano fatto la rivoluzione industriale un secolo prima degli altri. La prima roba che hanno inventato, perché erano brillanti, hanno inventato la settimana corta. Con la settimana corta non si sapeva come passare a giornata, e hanno inventato tutti gli sport del mondo, il calcio, il rugby, e il tennis, il canottaggio, li hanno inventati tutti, il cricket, il croquet. Avete preso il croquet? Non lo conoscete il croquet? Quello con gli archetti del giardino, con la mazza, con le dame, con l'ombrellino da sole, che te tiri e prendi il ferretto, non puoi neanche dire un mavaffo, perché c'è l'altra, nice cosa. Cioè, a dimostrare che anche gli anglosassoni, non tutte le ciambelle nascono col buco, qualche puttanata l'hanno fatta, scusi la signora, l'hanno fatta anche loro, cioè, giusto per dire. Però loro nello sport ludico di inizio secolo, all'interno della scuola, attenzione, noi dobbiamo sapere che abbiamo questa difficoltà, noi non abbiamo la cultura portata scolastica dell'apprendimento, nell'età dell'apprendimento, noi non abbiamo legato lo sport. Loro hanno questo grosso vantaggio, ma nello sport ludico loro, allora che non c'era il professionismo di sorta, si gareggiava per la gioia di gareggiare e di superarsi a vicenda, esplorando i propri limiti. E allora quando facevano una gara di 100 metri nel college mio, Mao, eccetera, vinceva quello che veramente correva più forte, perché ci provavano tutti. Ma quando io ho dato il meglio di me stesso e sono superato da lui, perché lui è più bravo di me, ma io ho dato il meglio di me stesso, mi viene spontaneo andare da lui come fanno loro e dire well done, ben fatto, bravo, perché accetto il fatto che a questo mondo ci sia una persona che corre più veloce di me, anche se io ho dato il meglio di me stesso. Ma io posso solo essere sereno, perché tutti quei denari in senso biblico, per chi, mi sono stati dati, li ho esplorati fino in fondo. Il problema è quando non li esploriamo i nostri limiti. Il problema è quando a priori, nel massimo nei latini, ma per carità non voglio, ci sono ovviamente le belle eccezioni, come abbiamo sempre il piano B in tasca. Ah sì, devo fare questa finale, però una struttura, non so se ce la fa, sta a casa, no? Sta a casa, fa meglio correre, ma correre un'altra volta, no? No, perché è più facile dire ho la contrattura, quindi intimamente avrei potuto vincere, e se non ho vinto è per la contrattura, quando quell'altro gli dà tre giri e lo sa tutto il mondo. Però noi vogliamo vivere nell'alibi, non esploriamo i nostri limiti, viviamo sottodimensionati la nostra unica vita. Ecco perché bisogna avere rispetto delle regole, delle situazioni. È una conseguenza culturale, non è qualcosa che ti arriva per grazia infusa. È l'accettazione di noi stessi nell'esplorazione dei nostri limiti. E allora questi due concetti, scusatemi se mi dilungo, ma questi due concetti che ci tengo, del leader e del sostegno e della cultura dell'alibi, se li mescolate, trovate delle persone che cercano di essere più vere, che cercano di esplorare i loro limiti, ognuno nell'ambito della sua serenità, limiti che sono accettati da se stessi e dai compagni,
perché il bello è proprio quello di sostenere un compagno quando un avversario lo sta mettendo in difficoltà. È lì che viene fuori la sintesi della qualità del sostegno. E questo sono valori questi che sono in linea teorica, facilmente da tutti condivisibili per una ottima società civile. Perché dico in linea teorica? Perché poi siamo esseri umani con tutte le nostre debolezze, con le nostre invidie, con le nostre capacità di fare errori, eccetera, che questo va messo in preventivo. Persone che hanno dato il massimo riconoscono il più forte e non accusano l'arbitro. Io ho giocato al meglio la mia partita, l'avversario ha vinto, non me la prendo con l'arbitro. Se io sono un allenatore e me la prendo con l'arbitro, sto automaticamente dando ai miei giocatori, ma attenzione, soprattutto a me stesso, un alibi. Una spiegazione sto dando. Non risolvo nessun problema. Questa cosa offende l'intelligenza delle persone. Creare l'alibi non risolve nessun problema. Sapete la definizione che io uso dare di solito di perdente? Sapete chi è il perdente? Colui che passa la giornata a spiegare perché perde. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Avrai al massimo il compatimento di chi ti ascolta. Io perdo e passo la giornata a spiegare se lo so, vinco o no. Cioè adesso cerchiamo di essere soft, sto zitto, vado a casa, mi mangio una roba così di quella famosa cosa che si mangia in questi casi, la digerisco male, divento cattivo come la peste e penso come posso fare a vincere. Il perdente è quello che passa, colui che passa la giornata a spiegare perché ha perso. E io me la prendo con l'arbitro. Attenzione, non sto mica dicendo che l'arbitro non sbaglia, eh. L'errore dell'arbitro ci sta. E più ci sono interessi misti, come nello sport professionale, più questa cosa è visibile e risibile, io mi trovo più volte a commentare l'operato dell'arbitro. Non lo commento mai per giustificare una partita vinta o persa, anche se ormai nella frenesia agonistica dello sport professionistico, qualsiasi esso sia, le difese tecnicamente sono allenate in modo superiore agli attacchi, e questo comporta che il singolo accadimento ha un valore esponenziale, quindi la decisione sbagliata dell'arbitro pesa come un macigno. Ma però allora anche qua dobbiamo prendere una decisione. L'arbitro è un uomo, abbiamo deciso che l'arbitro per scelta di tutti non sbaglia mai, o possiamo prendere in considerazione il fatto che un arbitro può sbagliare? È un fatto culturale, non è che, e credetemi, non ho assolutamente l'intenzione di dire che il rugby è uno sport fatto di gente per bene perché rispetta l'arbitro. Noi, come tutti, abbiamo una problematica che ci viene. Il rugby è uno sport estremamente giovane dal punto di vista professionale, perché il professionismo è nato nel 95, quindi non abbiamo ancora 20 anni di professionismo. In questi 20 anni, credetemi, ne abbiamo fatti di cotte e di crude a livello mondiale per cercare il giusto equilibrio, eccetera. È una gara contro il tempo. I valori che tutti ci riconoscono del nostro sport che amiamo, che vengono in qualche modo corrosi dal contatto con il professionismo e col denaro. È una cosa logica. La vera sfida qual è? È quella di prendere i vantaggi di un mondo professionistico che ci sono, magari copiando e cercando di non fare gli errori che sono stati fatti in altri sport, perché copiare non c'è nulla di male, non c'è nulla di male, copiare le cose positive per cercare di mantenere i nostri valori in questa possibilità di esportare un'immagine del rugby che sia bella. La cosa che mi viene da dire come ottimismo esasperato noi in Italia, a dimostrazione di valori che vengono riconosciuti, è il fatto che se avete insieme i partecipanti al movimento italiano,
non riempiono lo stadio olimpico. Invece lo stadio olimpico è sempre pieno. E come mai? Perché c'è un sacco di altra gente che ha, allo stadio olimpico a vedere la nazionale italiana, gli vai a dire chi ha vinto il campionato di eccellenza, non lo sanno. Non lo sanno. Ma colgono per conto loro il messaggio di alcuni valori e sono disponibili a farlo loro. Questa si chiama fortuna per noi. Questa è una cosa che noi dobbiamo meritarci innanzitutto e usare nel modo migliore per esportarli questi valori. La sfida nel rugby professionistica è se esiste ancora un modello di valori esportabili nella società civile, un po' quello che vi dicevo prima. Per seguire la strada di certi valori è più facile dove c'è cultura e tradizione, l'insegnamento avviene nella scuola. Questa è una cosa con cui dobbiamo fare i conti. La cultura sportiva in Italia è nelle mani di innamorati appassionati che costruiscono in tutti gli sport le società sportive. E il sostegno istituzionale, non dico neanche ancorché scolastico, è difficile. Non è una critica alle nostre istituzioni, non è una critica, non vuole esserlo, è solo sapere qual è la realtà della nostra situazione. In Inghilterra è più facile avere una cultura generale comportamentale. Quando sentiamo o andiamo a vedere una partita in Irlanda e troviamo 70-80 mila persone in totale silenzio quando l'avversario calcia, in totale silenzio, e tu hai questa ammirazione invidiosa di questa capacità di così comportarsi, viene da molto lontano. Io non devo guardare quella come situazione, quello è una cartina tornasole. Io devo guardare cosa c'è dietro, devo cercare di sostituire la fortuna o capacità o qualità che loro hanno avuto nell'inserimento pedagogico, didattico, scolastico dello sport in generale, e quindi di una cultura diversa, e devo guardare come riesco a sostituirlo. Ecco perché il lavoro delle nostre società sportive non è facile. Ecco perché ogni qualvolta personalmente mi viene la possibilità di intervenire a sostegno di una società sportiva, non solo rugbistica, ma ovviamente rugbistica in più, lo faccio volentieri, perché hanno in mano il futuro dei nostri figli. E allora anche qua credo che offendiamo la nostra intelligenza, ci teniamo i nostri figli, li vogliamo mettere in mano alle persone migliori, no? Ecco perché dobbiamo sempre lavorare cercando di esportare dei valori senza che necessariamente avere quell'atteggiamento che a volte noi rugbisti abbiamo, di considerarci, non io per motivi di taglia, ma degli esseri superiori unti dal Signore. Non facciamo questo errore. Cerchiamo di passare un messaggio in modo che gli altri dicano: caspita, però, che bravi che sono. Ecco, essere gratificati da questo. E allora attraverso questi comportamenti si riuscirà probabilmente ad allargare una situazione culturale. Più facile farlo in centri come il vostro di Iesi, che è un centro racchiuso, dove gli interscambi sono più facili, per trovare delle situazioni per cui si trovano dei denominatori comuni che non devono essere necessariamente un vantaggio per il rugby in sé, ma devono essere un vantaggio per una società civile più bella, più gradita da tutti noi e dove tutti noi siamo più orgogliosi di appartenere. Grazie molto.